Le tavole di smeraldo. Tavola 6. La chiave della magia. Ascolta, oh uomo, la saggezza della magia. Ascolta la conoscenza dei poteri dimenticati. Tanto, tanto tempo fa, nei giorni del primo uomo, cominciò la guerra tra l'oscurità e la luce. Gli uomini, allora come adesso, erano pieni di oscurità e di luce. E mentre in qualcuno l'oscurità aveva il predominio, in altri la luce riempiva l'anima. Sì, annosa è questa guerra, l'eterna lotta tra l'oscurità e la luce. Ardentemente è combattuta nei secoli, usando strani poteri nascosti nell'uomo. In un luogo, gli adepti sono stati colmati con la malvagità, lottando sempre contro la luce. Ma altrove ce ne sono altri che, pieni di splendore, hanno sempre sottomesso l'oscurità della notte. In qualsiasi luogo possiate essere, in tutte le epoche dei piani, certamente conoscerete la battaglia con la notte. Tanti secoli fa, i soli del mattino, discendendo, trovarono il mondo colmo con la notte. Là, in quel tempo passato, cominciò la battaglia, l'annosa lotta tra l'oscurità e la luce. Molti, in questi tempi, erano così pieni di oscurità che solo fievolmente ardeva la luce dalla notte. Alcuni di loro erano maestri delle tenebre e cercavano di coprire tutto con la loro oscurità. Tentavano di attirare gli altri nella loro notte. Intrepidamente gli si opponevano i maestri della luminosità. Intensamente combattevano l'oscurità della notte. I maestri delle tenebre cercavano sempre di serrare i ceppi, le catene che legavano l'uomo all'oscurità della notte. Usavano sempre la magia nera, portata all'uomo dal potere dell'oscurità. La magia che avvolgeva l'anima dell'uomo con l'oscurità. Uniti insieme in un ordine, i fratelli dell'oscurità attraversarono le epoche, rivali dei figli degli uomini. Camminarono sempre segreti e nascosti, trovati, macelati per i figli degli uomini. Da sempre camminarono e lavorarono nell'oscurità, nascosti alla luce dalle tenebre della notte. Silenziosamente, segretamente, usarono il loro potere, rendendo schiavi e legando le anime degli uomini. Non visti vennero e non visti andarono. L'uomo, nella sua ignoranza, chiamò loro dal basso. Oscura è la via che percorrono i fratelli neri, oscura di un'oscurità non della notte. Viaggiando sulla terra, loro penetrano attraverso i sogni dell'uomo. Hanno ottenuto il potere dell'oscurità che li circonda, chiamando altri abitanti da fuori del loro piano, in vie che sono oscure e invisibili all'uomo. I fratelli neri entrano nella mente dell'uomo. Attorno ad essa tessono il velo della loro notte. È là che durante la sua vita l'anima dimora in schiavitù, legata dalle catene del velo della notte. Sono potenti nella conoscenza proibita, proibita perché è uno con la notte. Ascolta, oh uomo, e segui il mio avvertimento. Sii libero dalla schiavitù della notte. Non arrendere la tua anima ai fratelli dell'oscurità. Tieni sempre lo sguardo rivolto alla luce. Non sai, oh uomo, che la tua tristezza proviene solo dal velo della notte? Sì, oh uomo, presta attenzione al mio avvertimento. Concentrati sempre verso l'alto. Volgi la tua anima verso la luce. I fratelli dell'oscurità scelgono per fratelli coloro che hanno percorso il cammino della luce. Perché sanno bene che chi ha viaggiato lontano verso il sole nel suo percorso di luce ha un grande e ancora più grande potere di avvolgere con l'oscurità i figli della luce. Ascolta, uomo, chi viene da te. Ma pesa sulla bilancia se le sue parole sono di luce, perché molti camminano nella luminosità oscura e non sono figli della luce. È facile seguire il loro cammino, facile seguire il percorso che fanno. Ma sì, oh uomo, ascolta il mio avvertimento. La luce giunge solo a chi si impegna. Duro è il percorso che conduce alla saggezza. Duro il cammino che conduce alla luce. Troverai molte pietre sul tuo cammino, molte le montagne che scalerai verso la luce. Eppure sappi, oh uomo, chi vincerà sarà libero nel percorso di luce. Non seguire mai i fratelli neri, sii sempre un figlio della luce. Perché sappi, oh uomo, alla fine la luce deve sempre vincere,
ed oscurità e notte saranno bandite. Ascolta, uomo, e presta attenzione a questa saggezza, proprio come l'oscurità, così è la luce. Quando l'oscurità sarà scacciata e tutti i veli saranno rimossi, là arderà dall'oscurità la luce. Proprio come tra gli uomini esistono i fratelli neri, così esistono i fratelli della luce. Sono antagonisti dei fratelli dell'oscurità e cercano di liberare gli uomini dalla notte. Hanno poteri grandi e potenti. Conoscendo la legge, i fratelli della luce obbediscono. Operano sempre in armonia ed ordine, liberando l'animo dell'uomo dalla schiavitù della notte. Segreti e nascosti camminano anche loro. Non sono conosciuti dai figli degli uomini. Eppure sappi che camminano sempre con te, indicando la via ai figli degli uomini. Loro hanno sempre combattuto i fratelli neri, conquistando e vincendo senza fine. La luce alla fine deve essere maestra, allontanando l'oscurità della notte. Sì, uomo, sii consapevole di questa conoscenza. Accanto a te camminano i figli della luce, maestri loro del potere del sole, eppure sempre non visti custodi degli uomini. Aperto a tutti è il loro percorso, aperto a chi camminerà nella luce. Liberi sono loro dalla scura menti, liberi dalle sale dove la vita regna suprema. Loro sono i soli e i signori del mattino, figli della luce splendenti tra gli uomini. Loro sono come l'uomo, eppure dissimili. Non furono mai divisi in passato. Sono stati uno nell'unione eterna, dall'inizio alla fine di tutto lo spazio, sin dal principio del tempo. Si sono elevati nell'unione con l'uno tutto, su dal primo spazio, formato e non formato. Hanno dato all'uomo i segreti che li difenderanno e li proteggeranno da tutto il male. Chi percorrerà il cammino di maestro, da prima dovrà essere libero dalla schiavitù della notte. Deve vincere il senza forma ed il confuso. Deve vincere il fantasma della paura. Con la conoscenza deve trarre giovamento da tutti i segreti e percorrere il sentiero che passa attraverso l'oscurità, tenendo sempre davanti a sé la luce della sua meta. Incontrerà grandi ostacoli nel percorso, ma insisterà verso la luce del sole. Ascolta, o uomo, il sole è il simbolo della luce che splende alla fine della tua strada. Ora ti do i segreti. Come avvicinare il potere oscuro ed incontrare e vincere la paura della notte. Solo conoscendoli puoi vincere. Solo conoscendoli puoi avere la luce. Ora ti do la conoscenza, nota ai maestri. La conoscenza che vince tutte le paure oscure. Usa questo, la saggezza che ti do. Maestro, tu sarai dei fratelli della notte. Quando in te capita un sentimento che ti attira più vicino alla porta oscura, esamina il tuo cuore e scopri se il sentimento che hai proviene dall'interno. Se scopri l'oscurità nei tuoi pensieri, bandiscili dalla tua mente. Manda nel tuo corpo un'onda di vibrazione, la prima irregolare e la seconda regolare, ripetendola volta dopo volta finché sarai libero. Inizia con l'onda di forza nel centro del tuo cervello. Dirigila in onde dalla testa ai piedi. Ma se trovi che il tuo cuore non è oscurato, sii certo che una forza esterna è diretta a te. Solo con la conoscenza puoi vincerla. Solo con la saggezza puoi sperare di essere libero. La conoscenza conduce alla saggezza. La saggezza conduce al potere. Raggiungila e avrai il potere su tutto. Cerca prima un luogo legato all'oscurità. Poni un cerchio intorno a te. Stai in piedi in mezzo al cerchio. Adopera questa formula e sarai libero. Alza le tue mani nello spazio oscuro davanti a te, chiudi gli occhi e ritirati nella luce. Chiama lo spirito della luce dello spazio-tempo usando queste parole e sarai libero. Riempi il mio corpo, o spirito della luce, colma il mio corpo con lo spirito della luce. Vieni dal fiore che risplende nell'oscurità. Vieni dalle sale dove governano i sette signori. Li chiamo per nome io, i sette. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Li chiamo con i loro nomi per aiutarmi, liberarmi e salvarmi dall'oscurità della notte. Untanas, Quertas, Kietal, Egoiana, Huertal, Senveta, Ardal. Con i loro nomi li imploro, liberatemi dall'oscurità e colmatemi di luce.
Sappi, o uomo, che quando avrai fatto questo, sarai libero dalle catene che ti legano, eliminando la schiavitù dei fratelli della notte. Non vedi che i nomi hanno il potere di liberare con la vibrazione le catene che ti legano? Usali quando avrai bisogno di liberare tuo fratello, così che anche lui possa uscire dalla notte. Tu, o uomo, sei l'aiutante di tuo fratello. Non lasciarlo rimanere nella schiavitù della notte. Ora a te do la mia magia. Prendila e dimora sul sentiero di luce. Luce in te, vita in te. Sole possa tu essere nel ciclo successivo.